Sileri, la Calabria. È una telenovela, Sileri. Allora, Il primo, come si chiamava? Cotticelli. Botticelli. Cotticelli, e vabbè, intervista folle, piano Covid, che lo devo fare io. Poi l'abbiamo incontrato da Giletti, forse c'era pure lei quella sera, vabbè, una situazione No, non kafkiana. c'ero io, ero prima, però ecco, vede, anche lì è un esempio di, a mio avviso, di scarsa comunicazione istituzionale, nel senso che il piano Covid era stato preparato dai commissari e inviato al Ministero e lo stesso Ministero aveva dato l'ok a questo piano il 6 di luglio, piano poi rinnovato alla fine di luglio. Le istituzioni devono comunicare, Però ha avuto Regione e un'amnesia, commissari devono comunicare. Cotticelli. Scusi, Sileri, che lei ha avuto un'amnesia. Guardi, Cotticelli aveva ricevuto le comunicazioni, sicuramente lì è stata proprio carente, a mio avviso, comunicazione istituzionale al di là di tutto. Quindi ora Cotticelli non c'è più, è Va arrivato bene, infatti non Zuccatelli, ne tanto questa è parliamo. la domanda Sono che lei mi d'accordo fa. con lei, non ne parliamo. Zuccatelli non c'è più, adesso Ecco, dobbiamo pensare al popolo calabrese. Il popolo calabrese adesso adesso ha c'è un nuovo. Gaudio. Sì, esatto, e anche questa polemica, allora Gaudio Perché è un pare che fosse rettore di. indagato per un problema di Sì, cose però ascolti, però universitarie, perdoni, è un indagato concorsi. di un numero di concorsi, indagato non significa imputato, indagato con verosimile possibilità di archiviazione per quanto riguarda la sua posizione, peraltro io ho letto qualcosa e mi sembra che era qualcun altro che parlasse di lui al telefono. Ora, francamente mi Sì, sembra. pare che si vada verso l'archiviazione, da quello che ho Sì, letto però anch'io. perdoni, cioè, se qualcuno al telefono si mette a parlare di Sileri e poi indagano Sileri perché qualcun altro ha parlato di Sileri al telefono e Sileri non sa nemmeno di cosa si sta parlando, perdoni, arriva la vicegerenza Sileri, Sileri con una cosa del genere, ovviamente i magistrati vedranno di che si tratta e poi diranno se va archiviato o no. Allora, se si va verso l'archiviazione, poi se non si va verso l'archiviazione. Io immagino che si andrà verso l'archiviazione, ma se non si va verso l'archiviazione, quella persona farà un passo indietro nel momento in cui viene, Senta diciamo, Sileri, rinviata a io giudizio. direi che Cioè, con non possiamo oggi. considerare tutti colpevoli prima ancora che. Attenzione, allora, Gaudio ha fatto un ottimo lavoro alla Sapienza, è un ottimo accademico, è un medico, è uno scienziato, ovviamente è calabrese, quindi conosce anche la sua terra, è un'ottima sintesi, secondo me, visto che è stato un percorso a ostacoli, diciamoci la verità, Cotticelli, Zuccatelli, è stato un percorso a ostacoli. Ora, Già che non si chiama Conelli Lasciamoli finale, almeno mi lavorare, le rassicura, persone. Io dico la diciamo. stessa cosa di Zuccatelli. Zuccatelli ha detto una serie di scemenze. Io avrei fatto un passo indietro un po' prima, però le persone si valutano su quello che fanno. Se il professore Gaudio fra qualche mese non ha lavorato bene, lo valuteremo. Però insomma, credo che abbia l'expertise Va e bene, mi soprattutto il pare di capire carattere che per con poter oggi lavorare. posso dire che lei si è staccato dalle 5 Stelle. Questo fatto che lei No, non dice mi che è un sono staccato. indagato, non Io, deve fare un ascolti, passo ascolti. indietro. No, no, Lei, ma io perdoni, figurati, ma figurati, sono lei garantista io. se avesse incontrato 6 mesi fa, un anno fa, 2 anni fa Sileri, avrebbe detto: ma questo è capace a fare il viceministro? Sì o no? Allora, se sono capace a fare il viceministro, lo lasciamo dire ai cittadini, ai miei colleghi politici, alle persone fra 2 anni. Fra 2 anni diranno: Sileri è stato bravo oppure è stato un imbecille. Punto. Se poi in itinere faccio qualche cavolata, sarò io in grado di riconoscere. Allora, lasciamoli lavorare perché secondo me abbiamo già perso troppo tempo. Ha E il popolo, ragione. ripeto, siamo tutti calabresi. Dottoressa Merlino, siamo tutti calabresi, come siamo tutti milanesi e siamo tutti romani. In questo momento siamo tutti calabresi. Lasciamoli lavorare e poi, ovviamente, col nuovo decreto Calabria va anche molti più poteri, tireremo le somme. Però i calabresi non possono aspettare ulteriormente. Ma Punto. Non strada si ci tratta di sarà o colore no? politico. Prego? Strada ci sarà o no? Ancora non l'ho capito Ma questo. io ho sempre detto che Strada, secondo me, ha un'expertise fuori dal normale, una persona che ha tenuto alto all'Italia nel mondo, una persona di esperienza, ben venga, come già ho detto, non lo nego perché ci sono interviste sui giornali, ben venga Strada anche diciamo, la sanità calabrese che versa in condizioni disperate e ogni giorno che aspettiamo verserà sempre più in condizioni disperate. Lì bisogna prendere, controllare i conti, diciamo, di tutta quella che è la sanità calabrese e magari affidarlo a qualcuno che può far luce su questi benedetti conti, perché quando io sento che c'è stata contabilità orale, dottoressa, ma contabilità orale, ma cosa significa? Contabilità orale, cioè sono cose, voglio dire, che se io le racconto a un mio collega medico a Chicago o in Inghilterra, ma quello si mette a ridere e pensa che lo prendo in giro. La contabilità orale. Ma la Ha contabilità orale posso avere io con mia perfettamente moglie, voglio ragione. dire. Sembra una Con mia moglie posso barzelletta. avere la contabilità orale, ecco. Sembra una barzelletta. Va bene. Eh sì, ecco.